Minchia, sono tutto bruciato, credo, mi è infettato, Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video di Indovina lo Snack Challenge. Oggi siamo qua in Indovina la Marinia Challenge, come promesso nell'ultimo video, che è andato molto bene, ma non è arrivato a 50.000 like. Quindi, cioè, com'è che sti video fanno 500.000 views e non riescono a fare nemmeno 50.000 like? Ragazzi, questa cosa a me non mi sta bene, quindi se questo video non arriva a 50.000 like, io non faccio più video sul suo canale, ovviamente. No, ora non ne fai più in genere, no, faccia no, il cazzo. No. Mi raccomando, ragazzi, 50.000 mi piace e faremo. Ora, per un attimino che facciamo un taglio e ci pensiamo. No. Scriveteci qua sotto nei commenti cosa potremmo fare come prossimo Indovina lo Smack Challenge. A 50.000 mi piace, lo faremo. Ma adesso, senza perderci in ulteriori intro, perché altrimenti diventiamo logorroici e lunghi, bendati. Iniziamo con questo. Con questo. Allora, intanto devo spezzare una lancia a mio favore. Io non sono un grande esperto di merendina. Minchia, cominciamo a ridere. Lo dici ogni volta. Lo dici ogni volta. Comunque, vero, raga, non le conosco. Perché mio padre compra tipo quelle del Carrefour, le fa folle. Come mio padre, tra l'altro, che mi compra la carne, diciamo, quella che c'è scritto super offerta. Altrimenti non ne compra. Infatti, cioè, super offerta, picchi sapi a 10. Siamo qua con il primo sottoposto, il primo indovinello. Non sono molto mainstream rispetto alle altre, quindi partiamo subito con una cosa difficile. Ricordiamo che questo non è un video in collaborazione con nessuno, ragazzi. Nessuno, forse. Non è in collaborazione, non mi stai mentendo, però non mi dai soldi. No, non è in collaborazione. Ma questa sarà buonissima, solo che non ne posso mangiare. Ecco, non è tu. Dammi qua. Poi, ma che è questo qua? Allora, indizio, non è un'arancina. Vabbè. Perché poteva sembrare qualcosa. Arancina o arancino? Un po' come la di Petria. Civil War, parte! È un po' come la... Non me lo ricordo più cosa. Di Beatria. Sì. Cos'è la di Beatria? O plum cake, scusa. Il plum cake. Dai, non mi dire che non è plum cake, per forza. Il plum cake. Scopri. No, scopri. No. No, scopriti, perché se no ci mettiamo 80 minuti. Questo è plum cake, dai. Dimmi che è tu, cosa. Camille. Le camille. Ma che minchia tu di camille? Senziolo di palma. Sono pure ricche di fibre, quindi mi fanno andare al cesso. Sono ricche di fibre con arancia, carota e mandorle. Hanno limone. È molto buono, vero? Ed è una merenda sana. Che posso coniugare il compromesso di gustosità. Vi giuro che comunque era un plum cake. Se siete stati bambini, avete mangiato questi. Ehi, ma oggi c'è un'intesa vincente qua. Non fa. Che spam, cazzo. Cioè, non appena apri il pacco, impresso sul cartone c'è scritto seguici sulla pagina... Italia. Sto dicendo, non mi chiamo spammi pure. Ti faccio sentire solo una cosa. Chi se so che cosa era la Kinder? Perché hanno tutti sto scoppio? Oggi non lo fanno, non so se tu hai testato questa cosa. Primo taste test. Olfatto. Che primo? Che minchia mi sta facendo cialare? Cioè, minchia, c'è sotto il naso! Non si sente un cazzo! Che cazzo dici? Non sente... Compa, ce l'hai sotto il naso, ma dici vero? Sto coso che hai, sto tapiro. Che manco funziona. Ah, ora si sente. Perché ce l'ho direzionato. Ok. Kinder Bios. Ah, basta, è finito, Kinder Bios. Forse quello al cioccolato. Adesso gli esplode il cervello, ragazzi, perché... Al cioccolato. Che cosa? Kinder Bios al cacao. Kinder Bios al cacao. Ok. Apri gli occhi. No, dai, non posso sbagliare pure. Che vergogna. Apri gli occhi. Senti che non so aspetta di merendina. Avevo lanciata questa... Kinder colazione... Kinder Bios sono questi. No, Kinder colazione più si chiama. Kinder Bios. Kinder Bios. Ma la forma me ne sbatto. Sono 800 merendine con questa comprato. Forma. Lo prendiamo e leggiamo i tutti gli ingredienti. Capace. Ma che cazzo vuol dire? Allora cambiamo le dinamiche di un'azienda. Ma questo me lo dai 50-50, lo mettiamo a capo. Ma perché? Ma che regole sono? È sbagliato. Oh, Kinder Bios, non sai. È come se io mi compro una Ferrari e tu la sopra Fiat, no? Ma che c'è? È tutta cosa. A parte che è gruppo Fiat, comunque. Primo comparison del giorno. Poro, non sono della mia difficoltà. Primo comparison del giorno. Mi sta prendendo un po' la stessa. Aspetta, fai queste cose. Allora, ti dico solo che abbiamo due sfidanti molto particolari. Ma c'è bisogno che li esci tutti, no? Perché sta cammino che sta facendo, non fa. Perché c'è il pacco, ma poi la singola merendina ha un pacchetto. Certo, le merendine sono confezionate perché i bimbi devono portare a scuola. Una merendina dal peso di 37,5 grammi e l'altra merendina dal peso. Perché sto leggendo? Ah,
E l'altra merendina dal peso di 42 grammi. Comparison test si fa in questo modo qui. Da quando tu hai delle fisiche per fare questa cosa? Delle strategie? Io ho delle fisime. Dove delle fisime? Di che sa? Io vi giuro che ce l'ho, che là nel, dentro la narice. Non fa, ti giuro che sta tipo di pane. Di pane. Ah, annusalo, cazzo. Ti prego, annusalo. Seconda merendina. Annusalo. Ho capito, l'ho annusato, non te lo chiedo. Di che cosa fa? Non lo so. Seconda merendina. Non tirare troppo forte perché potrebbe andarti nel naso qualcosa. Noi lo sniffa. Esatto. Ok, adesso andiamo al taste test. Minchia, raga, non li conosco minimamente. Hai preso la punta però. Vai. Compa, ci metti il cilindro? Chissà l'easter egg, iniziamo a mangiare. Non c'è l'easter egg in questo episodio. C'è cioccolato. Secondo dei due. Aspetta, oh, ma che l'affaticamento nei tuoi... Ma no, mi sono sporcato tutto, cazzo. Ma pure questo ho capito che cos'è. Che cosa cazzo era quello di prima allora? E qual è di due quello che hai in mente? Oh, e allora vedi che ha funzionato il comparison, ti ho fottuto. Minchia, tu uguale. Allora, cos'era il primo e cos'era il secondo? Il pane shock, in teoria. Quale? Non ho capito quale del primo e del secondo. Perché per forza il pane shock. E il pane shock, intanto me lo vedi. E poi dico, se è il primo o il secondo? Potrebbe. Potrebbe. Per forza pane shock. Il primo cos'era? No, però allora il primo... Ora qui siamo un po' di intelletto. Fa una cosa dura nel mezzo praticamente. Mentre il pane choc è tipo una moffoletta così con tutti i cosi di cioccolato. Pan cioccolato. Pan cioccolato. Vai. Wow. Dai, insertato. Pan cioccolato, dai. Pare più cioccolato. Mi sa che hanno poco. E il secondo non è il pane choc, è il pan goccioli. Dio Cristo. No, il pane choc con la cazzera. Comunque questa hai avuto una botta di culo, zio. Andiamo avanti, non ci incischiamo con la prossima merendina. Che fa tanto bene. Ehi, guarda qua, dietro c'è la colazione ideale. Una merendina di questa, una tazza di latte e una mela uguale 320 kcal. Quindi già ti ho detto una gran cosa. Mamme tranquille, le potete vedere i video, li potete fare guardare i video ai vostri figli. Non è sempre così. Che non fa, dai. Ho il fatto. Questo è il tipico. Dimmi che era, a mangiare. No. Cazzo, dimmi, adesso mangia. Io pensavo. Adesso mangia. Ah, che cosa? Una minchia, non dai, non mi morlo. Questo è il plum cake, decisamente. Plum cake e basta? Sì. Anche il gusto. Che gusto, allora che cosa c'è nel plum cake? Com'è fatto? Boh. Dai, non sto mozzico. No. Ti mangiamo un tento adesso. No, ora mi do un altro mozzico. No. Finché tutto qui, no, già mi attacco. No. Sto di merda. Sto scavando con la lingua. Che schifo. Ma ci sono i pallini di cioccolato? Non lo so. Sì. Buh. Con gocce di cioccolato. Senti, tu non mi dai coglioni, ma sono qua che ti ammazzo. Però se non avessi detto niente. No, non l'avevi capito, sei un coglione, stai zitto. Sì, vabbè, ma avresti rotto il cazzo di che è un cake però. Se non le avete mangiati da bambino, siete dei falliti. Esatto. Mi sta stanendo la biasomina. Questo però, prima di farglielo mangiare, ve lo devo far vedere. Cioè, ragazzi, quanto è ignorante questo merendino, è bellissimo. Questo merendino. Vai. Fammelo sbattere nel naso, che direi che... Vabbè. Questo è... Un altro mozzico. Devo determinare se questo va. Manca manca la crema. Ma che cazzo è uguale? Vai. Vai, coglione! Ma cosa stai facendo? Cos'è questo coso grosso? Non lo voglio più. Dai! No. Dai! Non era così grosso prima. Ma che cazzo di... Che cosa dentro? Ma non è così grosso, guarda! Ma che guarda, coglione! Cioè, mordi! Guarda. Mordi! Cazzo, guarda. Non lo so, avevo sempre gusti diversi con questo che lo mangio. Dai! Io vado su quello di prima, che ero quasi sicuro, ma ora non sono più sicuro di un cazzo. Flauto. Il no. Flauto? Buon, penso. Apri. Mi chiedo qua. Ho visto che sei... Lo sapevo io. Prima ti ho detto il male, poi ho detto solo fare e poi c'è flauto. E quindi è il flauto, quindi che cazzo è? È il flauto.
Passiamo fine, ma quante cazzo le ho comprati? Ciao Giorgio, spesa di oggi? 24 euro! Se non l'avete preso da piccolo, siete dei falliti. C'è Elon Musk che ti vorrebbe prendere per lanciare il testo. Questo non esplode, ma da piccolo ne andavo ghiotto. Ghiotto. Come tutto il resto che c'è su quest'altro. Poi hai conosciuto la palestra. Poi ho conosciuto la palestra. E la mia vita è diventata triste. È diventato feroce. Vai, apri la bocca. Che mi fanno usare, per favore? Sì. Un biscotto, visto. Questo è un po' meno mainstream degli altri. Ma è scaduta, perché la non ti credo un dacca questo biscotto. 13/7/2018. Vabbè, boh, era un altro certo. Tempo un po'. Magari che è quello, non lo so. Buh. Ti prego, rimani così per tutta la vita, così mi innamoro. Quello che al mattino mettevi nella lontana la rigorazione devi prendere con la cannuccia. Le crostate. Le crostate. Le crostate. Vai. Le denichi, come inizia a chiamare? La crostatina. Quella è. Apri gli occhi. Via, figa. Cioè, se avessi detto crostata, in giro te l'avrei detto, ha sbagliato. Sì. Per quanto sono bastardo. Prima mi bruchi col cioccolato, sì, invece questa ora no. Che culo che ha avuto, l'ho pure rotta per, diciamo... Mi è fatto il secondo perché mi ha dato più di questo e quindi con la lingua ho tastato tutto il gusto discorso. L'ultimo, ragazzi, è un comparison. Finiamo in grande stile con un comparison della stessa casa, ma due filosofie di merendina diversa. Una, diciamo, più cicciona e l'altra... Oh, meno cicciona. Sono uguali, quindi va bene. Porca mandava scava vita, mi mando sto pipal. Una delle due è un capolavoro, ragazzi. Guardate che bello. Cazzo, non puoi rovinarmi per il momento in cui faccio vedere. Giorgio, ma guardate che capolavoro questa merendina. È mordi? Questa ma proprio brutta questa. Brutta? Mica è il capolavoro che ho detto. Troppo cioccolato? Non ci dirà se è troppo cioccolato. Strano, la tua vita è molto movimentata. La pizza romana e basta. Il cioccolato non gli piace. Non è che non mi piace, però troppo diventa disdegnoso. Poi non traduci disdegnoso. Minchia, ce n'ho in mente una. Ma non mi ricordo il cazzo di nome. La festa non è picchia, festa di arancia. La prima che cos'era? La prima mi sembra un Kinder Bios. E il secondo? Boh, non ho idea. Proprio il secondo di giro non era più pallida idea. Il secondo pane shock, prima non ho idea. Cosa cazzo? Quello è il pane shock? È questo il pane shock. Aiutami, ti prego. Io non lo so se è il pane shock questo. Penso di sì. Tu hai detto secondo pane shock e il secondo era questo. E il primo non lo sai. Quindi hai sbagliato. Ma questo è il pane shock secondo me. Ma hai sbagliato. Non ho sbagliato. Perché uno... Ma che c***o, il problema l'ho insertato. Ma tu hai detto il secondo è il pane ho shock. Ho capito, ma fra i due il pane shock che dovrebbe... È il pane shock innanzitutto. Sì. Ok, ma l'ho indovinato testa di cazzo. Ma hai detto il secondo. Ma che significa? Va bene ragazzi, anche questa puntata la vince già. Ma che cos'è alla fine? Il tegolino. Il tegolino. Mai sentito. Ma che vita la minchia che ha avuto! Questo video finisce qua. Per favore, un mi piace per la sua infanzia rovinata. Poi dici perché finisce a fare video su come YouTube. Fa? Mi il tegolino non lo conosce. E le pizze non le conosci. I gelati non li conosci. Posso spezzare una. Spencere! Spezzare l'Italia non li conosce. Parole. Quindi, 50 video mi piace al prossimo episodio. Consigliateci cosa potremmo fare nel prossimo. Questo no, è tagliata sicuro, basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Woo!